riguarda il protagonismo. È stata presentata alla Corte Malatestiana la performance teatrale Il mio nome nella luna, che andrà in scena venerdì 21 luglio proprio in questo luogo. La scelta della Corte, condivisa con l'assessore alla cultura Cora Fattori, è un ritorno alle origini, riappropriarsi di un luogo che era palcoscenico estivo di eventi, concerti e manifestazioni culturali del Teatro della Fortuna. Il tema caratterizzante della sesta edizione di Impronte Femminili di quest'anno è l'identità. Quest'anno la rassegna si concentra sul tema dell'identità. L'anno scorso ci siamo concentrate su quello del multiculturalismo. Quest'anno abbiamo ampliato lo sguardo cercando di capire le varie sfaccettature di che cosa significa identificarsi con qualcosa, con qualcuno, con un'idea, con una ideologia, e quali sono le caratteristiche che ci identificano e che formano il nostro carattere e la nostra diciamo, caratterizzazione sia interiore che esteriore. E quest'anno lo facciamo utilizzando tanti linguaggi, come l'appuntamento di venerdì lo dimostra. Il mio nome nella luna è una performance teatrale dedicata alla luna, da sempre cantata, divinizzata e contemplata dalla notte dei tempi, fonte di ispirazione di tanti artisti, poeti, scrittori e scenografi. E la novità di quest'anno, condivisa con Manuela Orciari, componente del comitato scientifico di Impronte Femminili, è l'incarico affidato all'illustratore Simone Pontieri in arte Anigraz, che rappresenterà l'universo femminile da un punto di vista un riflettore maschile. Un'identità lunare condivisa anche con l'attrice Clio Gaudenzi, che trova ispirazione per questo spettacolo nell'opera di Pirandello Ciaula scopre la luna. Simone, sotto quale luna nasce questo progetto che presenterete venerdì? Sicuramente la luna di Artemide, anche perché sarà la luna che ci accompagna durante lo spettacolo. E la scelta di questo tema? La scelta di questo tema è nato con Emanuela Orciari, che cercando di individuare appunto qual era il tema abbiamo scelto la luna perché ci accomuna tutti quanti. Basta indagarsi dentro per cercare l'aspetto femminile che ognuno di noi porta, no? Così come le donne hanno un forte aspetto maschile molte volte. La cosa bella secondo me di indagare sulla luna e di ricominciare a guardare il cielo è proprio anche per riscoprirsi appunto in un'immensità che in realtà poi trascende proprio il maschile e il femminile in sé, diventa qualcosa di molto più alto e molto più grande. Ma che ci possano far davvero sognare con i nostri mezzi, anche con la nostra fantasia. Sì, questo. E un invito a chi verrà a vedere il vostro spettacolo, cosa vi sentite di dire? Venite perché sarà una cosa curiosa e la sarà curiosità una cosa nuova anche per noi, e quindi venite anche per insomma partecipare con noi a questo evento che penso sarà magico. Speriamo. Lunare sicuramente.